Sono Salvatore Moffa, siamo in Alta Capitanata, precisamente a Torre Maggiore, in agro di Dragonara, dove è ubicato, diciamo, il grosso della mia azienda. Coltivo vigneti, oliveti, grano duro e do spazio a culture alternative, quale la coltivazione del pomodoro, per avere delle magese a disposizione per la coltivazione del grano. La mia azienda conta di circa 70 ettari, di cui una trentina di oliveti, il resto sono vigneti e cereali. Attualmente la mia azienda sta facendo delle scelte strategiche in futuro di ciò che chiede il mercato. E praticamente qua abbiamo un nuovo impianto che sto facendo di oliveto super intensivo, dove la totale produzione del mio prodotto viene trasformata in olio, quindi imbottigliato e commercializzato in Italia e all'estero. Da quest'anno, proprio da oggi, siamo partiti con l'imbottigliamento del vino di questi vigneti, produciamo Merlot e Cabernet Sauvignon. Il segreto della passione del mio lavoro viene dal prodotto finito. Praticamente tutti i sacrifici che facciamo in azienda per produrre un prodotto di qualità lo vogliamo trasmettere in bottiglia al consumatore finale. Questo secondo me sarà il futuro dell'agricoltura, chiudere la filiera, dare una tracciabilità alla filiera e, come dire, dare un senso a ciò che produciamo. La produzione che facciamo nel nostro territorio, bene o male, sono delle culture storiche del nostro territorio, quindi abbiamo oliveti, vigneti, grano. Negli oliveti qui abbiamo l'areale della coltivazione della Peranzana, è una varietà che abbiamo solo nella nostra zona, quindi nei comuni Torre Maggiore, San Severo e San Paolo di Civitate. È una varietà particolare che esprime delle caratteristiche nutraceutiche di elevata importanza. L'agricoltura di precisione per la mia azienda rappresenta un obiettivo da realizzarsi quanto prima e credo che in questa giornata qua, oggi, stiamo gettando le basi, almeno parlo per la mia azienda, per avere una ciliegina sulla torta. Il connubio dell'agricoltura di precisione a un'agricoltura tradizionale, innovativa, tecnologica, secondo me è il punto fondamentale per affrontare le sfide del mercato futuro. A questo, produrre un prodotto di qualità, dobbiamo anche avere un'analisi dei costi, cioè risparmiare quanto più possibile nella gestione e soprattutto da non dimenticare il problema inquinamento, cioè fare una concimazione errata, oltre a costare economicamente, rischia di portare un problema di inquinamento. L'agricoltura di precisione per me rappresenta mirare, spendere i soldini giusti e avere il massimo, utile dall'investimento fatto. Attualmente la mia azienda, sta guardando con molto interesse, diciamo, l'esportazione dei prodotti. Io mi limito per ora ad essere presente in Europa. Attualmente siamo presenti sul mercato tedesco, austriaco, albanese e olandese. Diciamo che la mia totale produzione del prodotto è totalmente collocata, quindi abbiamo la necessità di avere ulteriori nuovi investimenti per aumentare la produzione. Punto fondamentale della qualità della mia azienda è anche quello di confezionare il prodotto, parliamo in questo caso dell'olio, in confezioni che preservino la qualità dell'olio nelle mani del consumatore finale. Da questa idea è nata, oramai sono 10 anni, l'olio alla spina. Praticamente io confeziono l'olio sotto azoto in confezioni da 5 litri, dove praticamente l'olio viene spillato preservando tutte le qualità e le caratteristiche dell'olio stesso. Nel territorio mi conoscono, sanno i miei impegni e per quanto riguarda in ambito universitario che mi sono sempre offerto per la realizzazione e sperimentazione di progetti innovativi, tecnologici. L'ottica della mia azienda è produrre un prodotto di qualità, di rispetto per l'ambiente, perché dobbiamo iniziare a capire che noi siamo custodi di questo bene che abbiamo e lo dobbiamo trasmettere ai nostri figli.